Una commovente manifestazione si è svolta presso la sala del comune di Porto Empedocle, dove l'associazione presieduta da Arturo Tortorici, l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio di Agrigento, ha voluto donare una targa a un empedoclino emigrato in America e reduce dalla guerra del Vietnam, Todaro Anthony Placido, con la scritta «Benvenuto al grande eroe, Todaro, uno di noi». All'evento presenti anche diversi parenti di Anthony Todaro, tra cui Paolo Ferrara, già assessore provinciale ad Agrigento che ha consegnato la targa, il consigliere comunale Giuseppe Todaro che ha consegnato a Anthony una medaglia. Il consigliere comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, presente all'evento, ha portato il saluto del comune di Agrigento, fondatore del premio Carchinos per l'eccellenza agrigentina nel mondo, ha anche donato una pergamena all'empedoclino Todaro. Quindi anche un riconoscimento al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, donato dal vicepresidente dell'associazione Mutilati, e la consegna di una pergamena dell'associazione all'assessore comunale del comune empedoclino, Salvatore Di Betta. L'amico Anthony Todaro è un empedoclino che diciamo, è emigrato da parte del padre 60 anni fa e andò in America. E Anthony, diciamo, allora per poter restare in America bisognava fare qualcosa, se no doveva rientrare qua in Italia. E allora l'ambasciatore italiano che si trovava lì chiese ad Anthony se per restare doveva servire la patria, gli Stati Uniti d'America, e disse se voleva affrontare questa triste storia in Vietnam. Lui, orgoglioso empedoclino e siciliano, accettò e con orgoglio andò per 18 mesi in Vietnam. È stato ferito gravemente, ha servito la nazione degli Stati Uniti, ha avuto il conferimento della cittadinanza americana e al ritorno entrò poi in polizia, tenente della polizia a New York. Cos'è che stiamo facendo noi? L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio di Agrigento rappresenta tutti i servitori dello Stato, chi ha servito lo Stato, chi è morto per causa di servizio combattendo la mafia, e io ho visto in questo personaggio qualcosa che ci accomunava con l'UMS, e ho voluto, diciamo, ricordare l'atto eroico che ha fatto e il passato, con la testimonianza degli amici, e conferire una targa e qualche pergamena, diciamo, in occasione di questa venuta qua in Porto Empedocle. Non sono nato a Porto Empedocle, però mi sento meglio di un empedoclino, perché sono cresciuto qua come ho detto, io siciliano, te devo dire. Io qua non ero, però facevo una guerra, giacati, che con Mosantini, che e quando io sono andato in America, ho fatto che ha detto Arturo, è vero, e da una guerra a giacati, iva finita una guerra, si sparava, e come. E non ritorno dal Vietnam a New York, da una giungla di alberi, sono andato a finire in una giungla di cemento armato. Perché New York non è una città calma, non è una. Io ho fatto quasi 21 anni di servizio, a 43 anni sono andato in pensione. È contento di questo riconoscimento? Ma è logico, sì che sono, anzi sono contentissimo. Senti, io sono orgoglioso di essere un Todaro e sono orgoglioso di dire a tutti che sono Casogno Marenese. Marenese, Torre del Greco non mi conosce nessuno, è quasi. nato a Torre del È molto commovente e dimostra ancora una volta come per certi versi gli empedoclini, non solo che rimangono qua, ma anche quelli che vanno via, avvertono sempre questo mal di marinisi, nel senso che hanno sempre il pensiero rivolto verso questa loro terra natia. L'aveva Camilleri, l'aveva il signor Todaro, l'hanno tutti quelli che vanno lontano e non vedono l'ora di poter tornare. Magari per prendere una brioche con la granita, dico, come ci siamo visti l'altro Un giorno. acquatone.
E quindi è una cosa veramente bella, e devo dire che gli empedoclini per il mondo si sono sempre fatti onore, quindi è una cosa bella poter festeggiare e onorare questo nostro concittadino. Sono estremamente lusingato per essere stato chiamato a questa splendida manifestazione tesa a celebrare un empedoclino che si è saputo contraddistinguere negli anni, anche con atti eroici, ha servito prima il proprio paese, che degli Stati Uniti d'America, in una guerra difficile e particolare, della quale ancora se ne parla, e poi è riuscito a farsi anche una sua fortuna, un suo benestare lì negli Stati Uniti d'America, una gran bella famiglia, ed è un portatore di valori sani. Poi è stato anche un ufficiale della polizia nel distretto di New York, che non è poco, e si è ritirato in pensione in un'età, diciamo, relativamente giovane, e ha saputo portare un fulgido esempio degli empedoclini negli Stati Uniti d'America, e quando ritorna qui è sempre un momento importante e toccante, perché rappresenta anche, come dire, un contenitore di esempi particolarmente fulgidi e a tratti anche epici della sua storia, che è stata molto combattuta e che è stata soprattutto piena di coraggio. Sì, è un riconoscimento importante oggi che l'Unione Nazionale per Mutilati ha dato al signor Todaro, nonché anche mio cugino, e ci onora anche della sua presenza qui a Porto Empedocle. Per ora è un uomo vissuto, che ha avuto un'esperienza durante il suo arco di vita molto travagliata, è andato via da Porto Empedocle quando era piccolo. In America ha trovato, tra virgolette, la sua fortuna, pur vivendo nella tragedia della guerra, come la guerra del Vietnam, poi ritornato negli Stati Uniti, dove è diventato poliziotto a New York, e adesso vive nel South Carolina con prole, e hanno anche delle belle attività negli Stati Uniti.